Benvenuti a Fiabe Quotidiane, appuntamento con la scuola dell'infanzia. Ciao bambine e bambini, sono Emanuela, maestra della scuola dell'infanzia di Intra, quindi saluto i miei bambini e saluto tutti voi, bambini del lago, bambini dei paesi, bambini delle colline. Oggi vi leggerò un libro che mi hanno appena regalato e che non sono ancora riuscita a leggere i miei bambini, quindi sarà una sorpresa anche per loro. Grazie a Fondazione Comunitaria del VCO e alla generosa disponibilità di Tele VCO Azzurra TV, si realizzerà a breve un progetto dedicato interamente alla scuola dell'infanzia. Infatti, l'ufficio scolastico del VCO, con le insegnanti della scuola dell'infanzia, ha pensato proprio ad un appuntamento quotidiano con gli alunni più piccoli delle scuole della nostra provincia, dal titolo Fiabe Quotidiane, appuntamento con la scuola dell'infanzia. D'altra parte, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, è forse la scuola dell'infanzia a patire maggiormente la sospensione delle attività didattiche in presenza. Da qui la necessità di integrare il lavoro finora svolto dagli insegnanti attraverso uno strumento semplice, di facile accesso e che tutti hanno in casa, il televisore. Saranno le maestre stesse a rivolgersi ai propri alunni e agli alunni di tutta la provincia, attraverso le parole delle fiabe, che più di altre favoriscono apprendimento e sviluppo di abilità cognitive. Un modo questo per continuare la relazione educativa con la fascia più delicata degli alunni, quella per cui la didattica a distanza risulta più difficile, in quanto gran parte degli apprendimenti per i bambini avviene attraverso il gioco, l'esplorazione, la cura. Che noia, che barba, che noia. Ciao! Ma che cosa state dicendo? Non è così noioso stare a casa. Si possono fare, anche senza uscire, tante cose divertenti.